Ciao a tutti e benvenuti in un mio nuovo video. Questo è il video finalmente delle letture fatte a dicembre. A dicembre ho letto tre libri cartacei e gli altri in ebook per un totale di sette libri. Il primo libro che ho letto a dicembre è La maledizione dei sigilli, che è stato scritto da Sharon Franco Human ed è pubblicato da Blueberry Fantasy Edizioni. Si tratta di un dark fantasy, è il primo volume di una trilogia ed è un libro che a me è piaciuto abbastanza. Un mese prima del suo 18° compleanno, Moon viene convocata dalla direttrice della casa famiglia in cui vive da 8 anni, per conoscere le sue intenzioni, appunto, una volta divenuta maggiorenne. Moon vuole lasciare la struttura e andare in cerca della madre, ma per riuscirci ha bisogno del suo fascicolo personale. Così, quella stessa notte, lei e Samael, che è l'unico amico che ha, si intrufolano nell'ufficio della direttrice, ma al posto dei suoi documenti personali trovano un libro, che è Il Cantico Lunare, che ha sopra inciso il nome di Moon. Quindi Moon inizia a leggere questo libro, molto confusa, e questo libro narra le vicende di Lilith, una ragazza incinta, e di suo fratello Sanders, che è stato reso malvagio da un medaglione stregato che hanno appena appunto trovato. Il medaglione è in realtà il sigillo per entrare all'inferno, dell'entrata dell'inferno, creato dal re degli inferi Inon, per ingannare la dea Lunam, garante dell'equilibrio. Allora, questo è un libro che dalla trama mi incuriosiva molto, quindi l'avevo inserito appunto tra i libri da leggere. Poi l'autrice mi ha contattata per questa collaborazione e ho accettato molto volentieri. È un intrigo di vicende che mi hanno tenuta sempre col fiato sospeso. È un dark fantasy ricco di misteri da scoprire e anche di azione. È una storia ricca di personaggi interessanti e ben caratterizzati, ma sono tutti ben inseriti nella storia. Durante la lettura non vedevo l'ora di trovare le mille risposte alle domande che mi facevo su Moon, perché appunto è un libro che porta il lettore a farsi molte domande e in parte alcune di esse hanno avuto una risoluzione, altre no, ma perché è il primo volume appunto di una trilogia. Il finale è aperto e ovviamente non vedo l'ora di continuare questa storia. Mi è piaciuto il fatto che non si capisca mai di chi può fidarsi Moon, e quindi di conseguenza anche il lettore non sa mai di chi può fidarsi. E questo mantiene alta la curiosità. È un libro scorrevole, avvincente, è ricco di colpi di scena. È un libro che vi consiglio. Se amate il fantasy e comunque il dark fantasy, è un super consigliato. Sempre a dicembre ho letto due libri delle sorelle Spagnolo. È il continuo della saga, composta da quattro volumi autoconclusivi, ma legati tra di loro. Avevo già letto il primo libro, ve ne avevo parlato nel video scorso. Ho letto anche il secondo libro, che è L'errore che mi porta a te, e il terzo libro, che invece è La somma dei miei sbagli. Sono dei romance new adult. L'errore che mi porta a te è scritto interamente da Sara Spagnolo. In ogni libro conosciamo meglio un fratello Connor, è appunto la storia di uno di questi fratelli, e in questo secondo volume appunto seguiamo la storia di June e di Grayson. Il libro è scritto in prima persona, ma i punti di vista appunto si alternano tra questi due protagonisti. Mi è piaciuto molto conoscere meglio June, perché nel primo libro non è stata ben approfondita, appunto proprio perché era nell'idea di scrivere su di lei nel secondo, e quindi mi è piaciuto conoscerla. June e Grayson sono due attori che recitano appunto insieme, ma il palcoscenico non è l'unica cosa che hanno condiviso. Gray ha spezzato il cuore a June e per lei è difficile andare avanti, e così si trasferisce in un'altra città. Però le loro strade sono appunto destinate ovviamente a incrociarsi di nuovo. Per quanto mi riguarda, entrambi hanno commesso degli errori, quindi non sono dalla parte di nessun dei due, devo essere sincera, perché appunto entrambi si sono comportati molto male con Amy, che sarebbe la moglie di Grayson e la migliore amica di June.
Ma appunto, proprio questo pasticcio che hanno creato questi due protagonisti ha reso il libro interessante e per niente noioso. Mi sono resa conto che ogni volta che leggo un libro di Denise o di Sara Spagnolo, mi stupisco sempre della velocità con cui riesco a iniziare e finire questi libri. È vero che non sono libri grandi perché sono circa 230 pagine più o meno, però nel giro di uno o due giorni riesco sempre a finirli perché sono veramente molto molto scorrevoli, sono fluidi e anche se in alcuni ci sono delle tematiche molto importanti e anche pesanti, sono sempre trattate in modo molto leggero, anche se approfondito, e quindi questo permette di leggere il libro senza difficoltà. Mi sono affezionata ormai alla storia di questi fratelli, e che non sono per niente banali, devo essere sincera, e nel terzo libro, che è appunto la somma dei miei sbagli, che è scritto interamente da Denise Spagnolo, invece abbiamo la conoscenza di Xavier. Xavier è il fratello che è diventato stilista e è appunto alle prese con Sadie Marshall, che è una giornalista che cerca sempre di mettergli i bastoni tra le ruote, ma lui non capisce il perché. Xavier, tra tutti i fratelli, forse è quello che mi è piaciuto di più, ma ha incuriosito di più subito, quindi mi è piaciuto molto conoscere meglio lui, anche se devo essere sincera, come storia d'amore ho amato moltissimo quella di Kai e Feline, che era la coppia del primo libro. Comunque anche questo terzo volume mi è piaciuto, molto scorrevole, molto interessante come trama, un finale molto inaspettato, forse un pochino più piccolo rispetto agli altri di pagine, perché questo non arriva, mi sembra, alle 200 pagine, forse avrei preferito che fosse leggermente più lungo per approfondire ancora meglio. Comunque nel quarto volume conosceremo l'ultimo fratello che rimane, diciamo, da conoscere, che è William. In ogni caso, per adesso questi tre volumi, tutti e tre promossi. Allora, altro libro letto, scusate ma non riesco a togliere la gamba. Okay. Allora, altro libro letto, si tratta di una collaborazione. L'autrice mi ha inviato i primi due libri della sua saga, l'autrice è Thea Usai, e i libri sono editi Genesis Publishing. Sono dei paranormal romance. Il primo volume, appunto, è Secrets, e la nostra protagonista è Lorelai, finirà per vivere una favola senza tempo caratterizzata dal mito dell'unicorno nero. Lorelai è una sognatrice, ma gli eventi in cui sarà coinvolta andranno appunto al di là delle sue visioni. E poi arriverà l'amore come un fulmine a ciel sereno, e sarà proprio l'amore a farle conoscere di più la sua vera personalità e ad avere appunto più fiducia in se stessa. Allora, la scrittura di questa autrice è una scrittura molto semplice e molto molto scorrevole, sono dei libri che si leggono velocissimamente, riesce a intrattenere bene, ha dei colpi di scena, per quanto mi riguarda, inaspettati, ha anche un epilogo molto interessante che invoglia sicuramente il lettore a continuare con questa saga. I personaggi mi sono piaciuti tutti, soprattutto Lorelai e Noah. Il mistero che appunto è legato intorno all'unicorno nero invoglia molto il lettore a continuare a leggere, a scoprire appunto meglio questo mistero dell'unicorno nero e il perché è legato a Lorelai. E infatti, dopo aver finito questo, ho voluto subito iniziare il secondo, che è Sparkle, che appunto ha iniziato e finito sempre a dicembre. Sparkle è un gocciolino più lungo dell'altro e appunto riprende la narrazione un anno dopo le vicende del primo libro. Il primo volume, per alcune cose, mi aveva ricordato un po' Twilight, anche se non ci sono licantropi e la storia è molto diversa, però forse perché abbiamo un vampiro, abbiamo una storia d'amore un po' adolescenziale, non lo so, per qualcosa mi aveva ricordato Twilight, non lo dico in senso dispregiativo, semplicemente mi ha ricordato quel film. Invece questo secondo volume si discosta moltissimo appunto dai vampiri per seguire e approfondire meglio
la leggenda dell'unicorno nero, che è una leggenda che ho amato. È proprio una parte della storia che a me è piaciuto moltissimo perché l'ha resa più intrigante, più originale, più interessante. Abbiamo delle nuove ambientazioni perché in alcuni capitoli ci troviamo ad Arendil, che io lo pronuncio sempre male, sbaglio sempre, comunque ci troviamo in un altro posto, quindi delle ambientazioni completamente diverse. In questo posto si svolgerà un'importante battaglia. I personaggi in questo secondo volume, per quanto mi riguarda, si sono evoluti e ho apprezzato ancora di più la profonda amicizia che lega Lorelai ad Annie, che è una cosa che mi è piaciuta anche nel primo volume. L'amicizia tra queste due ragazze è qualcosa di formidabile, mi è piaciuta veramente molto perché è un'amicizia tenera e profonda, sincera, leale, quindi è una cosa che io apprezzo sempre molto trovare nei libri. Inoltre abbiamo dei nuovi personaggi, abbiamo Brad, che abbiamo mi sembra intravisto nel primo volume, ma che nel secondo lo approfondiamo moltissimo, ed altri personaggi che ho amato come Gaia e Mike, quindi abbiamo dei nuovi personaggi. La cosa che mi è piaciuta tantissimo di questo libro sono i colpi di scena assolutamente inaspettati. Il libro si apre proprio con un colpo di scena, per quanto mi riguarda, inaspettato, perché io non ho letto la trama del secondo e non ho letto neanche i commenti del secondo. Qualcuno nei commenti l'ha scritto, però è bello secondo me leggerlo senza aver spulciato la trama, ecco. E appunto questo colpo di scena che ho trovato subito nelle prime pagine mi ha lasciata a bocca aperta perché assolutamente non me l'aspettavo, e si conclude con un finale assolutamente bomba che mi ha lasciato altrettanto a bocca aperta. Quindi assolutamente i primi due volumi di questa saga promossi, presto spero di leggere anche il terzo e il quarto volume, comunque intanto questi due assolutamente consigliati. Altro libro e altra collaborazione è Witch e Hunters Progenie. Questo qua è un libro edito Idea e Immagina di Essere Altro. È il primo di una serie, ma l'autrice vorrebbe, ha deciso di ripubblicare questo primo libro, di autopubblicare da sola questo primo libro e anche un altro che però ancora non è stato pubblicato. Comunque, questo libro di 290 pagine circa mi è piaciuto moltissimo. Qua abbiamo streghe e cacciatori che si combattono appunto da quando la storia ha avuto inizio. A un certo punto arrivarono i demoni e tutto cambiò. E oggi il delicato equilibrio di queste due fazioni è legato alle vicende della famiglia Reeds. È un libro che, per quanto mi riguarda, una serie che è partita con il botto. Intanto abbiamo delle streghe e dei fantasmi, sono sempre delle cose che io ricerco e apprezzo moltissimo nei libri perché sono i miei personaggi fantastici preferiti, quindi apprezzo sempre trovarlo e leggere su questo argomento. La scrittura dell'autrice è scorrevole e molto accattivante e la storia non è mai noiosa. Mi sono piaciute moltissimo anche le ambientazioni in Irlanda, queste ambientazioni un po' cupe, piovose, che appunto mi hanno ricordato il mio viaggio in Irlanda, quindi ho apprezzato moltissimo questa scelta. I personaggi, oltre a essere ben caratterizzati, sono tutti ben inseriti nella storia e tutti hanno un ruolo, non sono buttati lì così dentro il libro. I tre fratelli mi sono piaciuti moltissimo, ma quella che mi è piaciuta di più appunto è Anne, la nostra protagonista. Appunto deve fare conti con se stessa e riuscire a capire qual è il suo posto nella storia, e è un personaggio che mi ha affascinato e che mi è piaciuto molto, ma io in genere punto sempre sulle protagoniste donne, insomma di solito mi innamoro tra virgolette delle protagoniste femminili se sono forti e risolute. Ci sono molti misteri che tengono il lettore incollato alle pagine per cercare appunto di arrivare a un punto, di scoprire, di capire alcune cose, e il finale ovviamente lascia il lettore con la voglia di andare avanti nella lettura. È una storia molto scorrevole che si fa leggere, che fa appunto venire voglia di continuare, che io assolutamente vi consiglio perché è molto, l'ho trovata molto molto carina. Ultimo libro, ma non per importanza, che ho letto è Return of Wonderland. Questo qua è di R. Amy.
ed è un dark fantasy, è un retelling molto dark di Alice nel Paese delle Meraviglie. Abbiamo però dei vampiri come protagonisti di questo libro. E ha un libro autoconclusivo e vi avverto che se, ma questo c'è scritto anche su Amazon, ci sono delle tematiche forti, ci sono delle scene molto esplicite di sesso che viene ben descritto, delle scene violente, quindi se non amate questo genere sicuramente questo non è un libro che può far per voi. Infatti questo non è un libro secondo me adatto a tutti. Conoscendo l'autrice sapevo a che cosa andavo incontro, e comunque a me non dà fastidio assolutamente leggere dei libri con queste tematiche, con questo tipo di scrittura. L'autrice secondo me è un'autrice giovane ma molto talentuosa, e infatti sono sempre molto contenta di leggere dei suoi libri perché la scrittura è sempre molto scorrevole, è sempre molto leggera nonostante appunto le tematiche o delle scene descritte nel libro. I personaggi sono ben caratterizzati e il mio personaggio preferito è stato Margaret, che sarebbe il Bianconiglio, e mi ha fatto morire dalle risate, continuerò a dirlo. È un personaggio che io ho amato tantissimo. Praticamente noi abbiamo tutti i personaggi, tranne Alice, che sono dei vampiri, e quindi la storia è molto particolare. Mi è piaciuta, è stata interessante, ho trovato un modo, ho trovato che fosse un modo originale per rivisitare la storia di Alice nel Paese delle Meraviglie. E siccome ce ne sono stati tanti di libri retelling di Alice, per quanto mi riguarda, ecco, non è semplice trovarne uno originale, ma appunto Amy è stata brava a scriverne uno originale. I colpi di scena sono molti, alcuni assolutamente scioccanti, uno in particolare, anche se, ecco, dall'autrice mi aspettavo una cosa del genere, ma comunque è stato scioccante. Uno stile dinamico, ha uno stile scorrevole che sicuramente non annoia mai. Che dire di più? Abbiamo anche dei protagonisti molto sexy, quindi se vi piace leggere appunto e avere dei protagonisti bellocci, qua ci sono. Abbiamo delle illustrazioni molto belle fatte da Rosa Davis, quindi per quanto mi riguarda è un libro completo, divertente, che riesce a intrattenere e originale, che assolutamente vi consiglio. Bene, quindi queste sono state le letture di dicembre. Fatemi sapere che cosa avete letto voi o se avete qualche libro da consigliarmi. Io vi saluto e se il video vi è piaciuto lasciate un like, un commento ed iscrivetevi al mio canale per non perdere i prossimi video. Ciao ciao!